Passiamo ora all'oggetto 145, un'interrogazione presentata dai consiglieri Carbonari e Liberati, rivolta ancora all'assessore Paparelli. Recenti notizie pubblicate dalla stampa in merito a crisi finanziaria di Coop Centro Italia e sue dismissioni di punti vendita. Chiarimenti della Giunta regionale su rischi industriali, occupazionali e finanziari. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Allora, finalmente è arrivato il momento in quest'Aula per parlare di questa questione di cui noi già ci stiamo occupando da circa 2 anni. Ricordiamo infatti che nel bilancio del 2016 Coop Centro Italia aveva registrato una perdita di oltre 55 milioni di euro. Questo grandissimo, pesantissimo risultato sarebbe dovuto alle svalutazioni che il gruppo è stato costretto ad apportare al bilancio in seguito alla perdita di valore delle azioni della banca Monte dei Paschi di Siena. Non è tutto però, e non è solo questo. La cooperativa, guidata quindi da Giorgio Raggi, aveva continuato ad acquistare questi titoli anche nel precedente decennio, addirittura intensificandoli dopo lo scoppio dello scandalo nel 2013. Nel 2016 è stato avviato addirittura un giudizio in cui la Coop chiede un risarcimento di circa 130 milioni di euro. Ma secondo il Sole 24 Ore addirittura la speculazione finanziaria potrebbe comportare una perdita di circa 215 milioni di euro. Ricordiamo pure che Coop Centro Italia raccoglie dei capitali dai propri soci mediante dei libretti, prestito sociale, che non è garantito però dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. E quindi secondo il bilancio del 2016 questo fondo ammonta con prestito complessivo soci a un montante di circa 500 milioni di euro. Che succede recentemente? Recentemente nel piano industriale 2016-2019 Coop Centro Italia esplode, presenta un piano di grande forza dicendo che ci sarà una crescita del 66%, l'aumento dell'occupazione 2.700 a 4.000 addetti grazie all'apertura di 20 punti vendita circa, 20 nuove aperture. 2016-2019. Invece nel 2017, prima della metà del piano, addirittura invece li vendiamo i negozi. 29 negozi vengono ceduti dalle province di Arezzo e Siena su 29 su 62 punti vendita complessivi a Unicoop Firenze. Ma la preoccupazione forte quindi in questo momento è anche per il magazzino di Castiglion del Lago, dove insiste la sede e che si sarebbe dovuta specializzare trasferendo a quello di Terni tutta la logistica del fresco per rimanere appunto specializzarsi sui generi vari e sulla sede amministrazione quindi. Siccome già un centinaio di addetti sono passati da Castiglion del Lago a Terni, quindi dai 400 circa si dovrebbe essere scesi a 300, e il problema e la preoccupazione della zona è che cosa succederà alla sede di Castiglion del Lago? Perché ricordiamo che Unicoop ha la sede generi vari a Scandicci, che con l'autostrada è molto vicina. Quindi la nostra interrogazione viene posta allo scopo di sapere se è intenzione della Giunta aprire un tavolo regionale o nazionale per comprendere il reale stato economico e finanziario della Coop Centro Italia al fine di tutelare appunto i soci lavoratori e i risparmiatori, ma anche per capire se Unicoop Firenze intenda appunto trasferire l'intera logistica dei generi vari dell'amministrazione nel magazzino di Scandicci e chiudere quindi quello di Castiglion del Lago. Grazie. Grazie consigliera, prego assessore Paparelli. Sì, grazie. Io ringrazio la consigliera Carbonari perché molto precisa, diciamo, nella illustrazione dell'interrogazione. Magari io la deluderò nella risposta, però gli darò anche dei consigli su come monitorare questa situazione, perché vede consigliere, in riferizione a quanto lei dice, recenti notizie, ecco, noi abbiamo costituito all'inizio della legislatura con un atto di giunta regionale una unità di crisi composta da diversi soggetti, delle diverse anche agenzie, amministrazione regionale, per intervenire laddove, diciamo, ci sono situazioni di crisi aziendali, occupazionali, che
che ci debbono venire segnalate dalla proprietà, dai sindacati, dai sindaci, chiedendoci l'attivazione, diciamo, di un tavolo. Ecco, tutto questo non è avvenuto, non c'è, nessuno ci ha mai chiesto l'attivazione di un tavolo di crisi, né si è informati dei fatti che lei oggi, diciamo, ci racconta, delle quali non ho alcun motivo di dubitare. Si ritiene però, voglio precisare però, che le COP sono sottoposte a una particolare vigilanza e disciplina che rimanda ai ministeri competenti e ai soggetti vigilanti che fanno capo, diciamo, al governo nazionale, alle dislocazioni del governo nazionale. Si richiama altresì che il fatto che la legge di bilancio 205 del 2017, ai commi 248, 243, 936, dispone in merito alla governance delle COP sia in relazione agli interventi legati al prestito sociale cui lei faceva riferimento. Quindi non avendo noi la possibilità di avere accesso per questi motivi, diciamo, ai dati e alla situazione, e non risultandoci da una richiesta della proprietà o dei sindacati in tal senso, credo che sia opportuno, che un tavolo regionale non avrebbe alcun senso, che sia opportuno che ci siano parlamentari che rivolgano, diciamo, dal dopo il 23, diciamo, istanza al governo per avere accesso a questi dati, per avere verifica di questa situazione e magari, diciamo, implementare un tavolo nazionale al quale noi saremmo disponibili ovviamente a partecipare. Quindi l'unica cosa che possiamo fare, lo faccia lei, lo facciamo insieme, è trasmettere, se mi dà gli elementi, questa situazione ai nostri parlamentari neoeletti, perché rivolgano istanza e interrogazione, diciamo, al governo, che ha tutto i dati disponibili e che è il soggetto che deve vigilare su queste questioni riferite alle COP. Grazie, prego, allora, per la replica. Grazie Liberato. All'assessore, però non ci siamo affatto, perché dopo le sgangherate censure che per 2 anni e mezzo sono state praticate qui dentro nei nostri confronti, a seguito delle riflessioni e delle osservazioni che ha fatto il Sole 24 Ore, Report, il Fatto Quotidiano, sulla intricata vicenda di COP Centro Italia, che già 2 anni fa perdeva 150 milioni per aver investito impropriamente, immotivatamente, gran parte del patrimonio in Monte dei Paschi di Siena, ancora 2 anni e mezzo dopo stiamo fingendo che nessuno sapeva. Questo per me è assurdo, è assurdo. Voi dovevate già allora, a seguito delle nostre indicazioni, mozioni e interrogazioni, che invece avete censurato, dovevate scrivere al Ministero dell'Economia, altro che parlamentari eletti. Voi dovevate farlo, e potevate farlo tranquillamente, non l'avete voluto fare perché state difendendo un sistema che è marcio. È stata una gestione finanziaria sconsiderata dentro Coppa Centro Italia. È una gestione che sta mettendo a rischio il futuro di almeno 300 persone. Non vi interessa nemmeno questo? Io resto basito a fronte di questa situazione. Tira una brutta aria là e tira una brutta aria per l'Umbria. I cittadini, al di là di quello che hanno deciso qualche giorno fa, hanno parlato attraverso quelle che sono le diverse, come posso dire, entità intermedie. La stampa ha parlato, ha scritto. Abbiamo letto. E allora, a fronte di tutto questo, il Ministero dell'Economia poteva agire, se voi lo sollecitavate, al di là del fatto che poteva già vedere la situazione, soltanto che ci sono di mezzo altre entità che fanno da, come posso dire, controllori, perché poi il Ministero dell'Economia delega altri soggetti che sono in pieno conflitto di interesse. No, è importante che si sappia questo. Bene. Avete censurato per 2 anni, lei mi dà 30 secondi ancora. È una vergogna. Di 2 minuti il suo perché tempo. Sul tema di COP Centro Italia sta saltando una regione. Ci sono, ripeto, centinaia di famiglie a rischio e io chiedo a voi di fare la vostra parte. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto successivo, sempre rivolto all'assessore Paparelli. Ad interrogarlo è il consigliere Smacchi. Crisi Tagina di Gualdo Tadino, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un saluto ai colleghi consiglieri. Sì, parliamo dell'azienda Ceramiche Tagina di Gualdo Tadino, un'azienda che dà lavoro a oltre 180 persone,
un'azienda che costituisce e rappresenta per la città di Gualdo Tadino e per l'intero comprensorio dell'Alto Chiascio uno degli ultimi pilastri per la tenuta socio-economica dell'intero sistema produttivo. Con riferimento alla Tagina va sottolineato che questa azienda ha tutte le caratteristiche per essere rilanciata sul mercato, nonostante i noti problemi di carattere finanziario. Infatti possiede un nuovo impianto di produzione, ha dipendenti con alta professionalità, ha un buon portafoglio di ordini, tutti elementi che sarebbero e sono un punto di partenza per un'azienda che può essere appetibile a tanti soggetti del settore della ceramica italiani e mondiali, tenuto conto inoltre che il marchio Tagina è sinonimo di produzione e di qualità. Ora i tempi però, Assessore, per il rilancio di questa azienda sono sempre più stretti e dal momento solo il buonsenso dei lavoratori, che nonostante debbano ricevere gli stipendi dei mesi di novembre, dicembre, la tredicesima, gennaio e così via, continuano a garantire la continuità della produzione. La situazione è veramente preoccupante perché sono passati ormai 2 mesi da quando, dopo la consegna del concordato in bianco, ancora non si conosce il nome del commissario che il Tribunale di Perugia avrebbe dovuto nominare al fine di gestire questa delicata fase che interessa questa azienda. Vi è stato un primo incontro in Regione a cui hanno partecipato il direttore del settore sviluppo economico Luigi Rossetti, i rappresentanti dei sindacati, il sindaco di Gualdo Tadino, dove si è fatto un po' il punto della situazione e si è data piena disponibilità, almeno da parte della Regione e delle sue agenzie come Sviluppo Umbria e Gepafin, per mettere l'azienda nelle condizioni di essere attrattiva anche dal punto di vista di chi l'avrebbe dovuta acquistare. Vi è stato poi un secondo incontro in cui c'è stata la partecipazione della Presidente Marini, la quale si è impegnata al fine di vedere al più presto la proprietà attuale e successivamente il potenziale gruppo emiliano, gruppo Gambini, che ha espresso manifestazioni di interesse per l'acquisto. Ecco, vorrei capire da lei, Assessore, a che punto siamo e che cosa si sta facendo per salvare questa importante azienda di Gualdo Tadino. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Pavarelli. Sì, grazie Presidente, grazie al consigliere Smacchi. Ha ragione consigliere quando dice che la Tagina è un'azienda molto importante. Nei primi anni 70 era all'avanguardia nel processo produttivo e per certi versi lo è ancora, di pavimenti e rivestimenti in ceramica, collocandosi sul segmento medio-alto che ha determinato uno sviluppo in costante crescita fino a occupare un ruolo importante nel mercato internazionale della piastrella, con fatturati che hanno toccato nel corso degli anni quasi 50 milioni di euro. 24.000 metri quadrati, 160 dipendenti danno la dimensione, diciamo, della problematica che è aperta. A partire dal 2010 l'azienda ha cominciato a vivere condizioni di difficoltà per il venir meno, diciamo, dei mercati principali di riferimento, in parte la domanda interna italiana, in parte mercati come la Russia. Un'organizzazione, una struttura di processi produttivi poi poco flessibili hanno fatto un po' il resto. Nonostante ciò, nel corso del 2015 abbiamo aperto tavolo di confronto con l'azienda, unitamente con le agenzie regionali, Confindustria, organizzazioni sindacali. Abbiamo attivato l'unità di crisi, perché ci è stata chiesta in questo caso. In quella sede l'azienda ha dimostrato la volontà di rimodellare il processo produttivo e commerciale attraverso un cambio di strategia. Abbiamo supportato questo percorso con investimenti, col sostegno agli investimenti che l'azienda ha realizzato per un valore complessivo del nuovo impianto di circa 8 milioni, sostenuti dalla Regione, in accordo con le organizzazioni sindacali, attivato gli ammortizzatori sociali che potessero accompagnare questo processo. Tuttavia le difficoltà ancora permangono, come il consigliere ci segnalava, e la proprietà ha cominciato sul fine del 2016 a pensare a trovare partner industriali in grado di garantire, attraverso l'apporto di nuova finanza, il completamento del rilancio industriale. L'azienda ha avviato trattative con Italcer in questo quadro,
un'azienda riconducibile al fondo Mandarin, che tuttavia a novembre 2017 si è chiuso senza, diciamo, portare a una conclusione positiva dell'operazione. In questo contesto la proprietà, attraverso ricapitalizzazioni e immissioni di liquidità, ha garantito la continuità produttiva, mantenendo aperti ulteriori trattative per addivenire a una cessione dell'azienda. Ad oggi l'attività produttiva è chiusa dall'8 dicembre 2017 per la manutenzione ordinaria, non è ripresa e i lavoratori fruiscono della cassa integrazione straordinaria. Attualmente la proprietà sta interloquendo con diversi soggetti industriali del settore interessati che con l'acquisto dell'azienda potrebbero diversificare il proprio mercato di riferimento. In questo quadro l'azienda ha rappresentato i primi del mese di febbraio una richiesta di concordato in continuità che, come richiesto nella proposta, entro 100 giorni dovrà portare alla predisposizione di un piano concordatario o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 182 bis. Sostanzialmente, quindi, in questa fase l'azienda è in una situazione protetta da possibili ipotesi di rivendicazione da parte dei creditori. È evidente che però che in questo periodo dedicato alla predisposizione del piano debbono intervenire quei fattori utili alla stabilizzazione economica e finanziaria in grado di garantire la ripartenza degli impianti. La Regione, unitamente alle istituzioni locali, attraverso l'unità di crisi, sta svolgendo un ruolo puntuale, costante di verifica e di aggiornamento anche con quegli incontri. Giovedì pomeriggio è fissato un altro incontro con i potenziali, diciamo, soggetti interessati, nella piena consapevolezza che la Tagina ricopre nel tessuto produttivo regionale, sia in termini di qualità delle produzioni che in termini di occupazione e fatturati, un ruolo importante, tanto più su un territorio già messo in difficoltà da altre pesanti vertenze aziendali. Noi più volte abbiamo metteremo a disposizione anche dei potenziali acquirenti tutta la strumentazione regionale disponibile, sia per ammortizzare l'impatto sociale sui lavoratori, sia per accompagnare i processi, eventualmente ulteriori processi di sviluppo e di riqualificazione aziendale. Ovviamente poi ci sono, rispetto alle trattative in corso, delle informazioni di carattere riservato di cui io sono a conoscenza. Ne posso mettere a conoscenza i singoli consiglieri in maniera riservata, ma non in una questione di riservatezza, diciamo, non in una risposta all'interrogazione, ma posso solamente dire a titolo generico che, diciamo, si stanno muovendo un po', diciamo, le acque, i gruppi interessati li stiamo un po' stringendo per vedere se c'è concretezza nella, diciamo, nella disponibilità a sostenere il rilancio della Tagina, e quindi li stiamo, diciamo, stringendo, mettendogli anche concretamente a disposizione quello che noi possiamo fare. Quindi in questi giorni i gruppi, ecco, l'unica cosa che posso dire è che diversi gruppi, noi, diciamo, essendo, come dire, pensando che da soli sia difficile che ce la possano fare, li stiamo mettendo in contatto insieme con la strumentazione disponibile in modo tale di verificare eventuali possibili interessi comuni e anche un rafforzamento di quell'operazione che può essere messa in campo. Sì, grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica. Sì, grazie Assessore. Mi sembra che c'è in effetti un impegno costante da parte sia dell'unità di crisi, da parte anche degli organismi politici su questo tema. Vorrei soltanto sottolineare che ci dobbiamo anche probabilmente dare un tempo, nel senso che se nel giro di qualche settimana non dovessero intervenire fattori nuovi, credo che sia necessario avviare anche le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi, perché a quel punto si aprirebbero altre strade a tutela degli stessi lavoratori. Però chiaramente questo è l'obiettivo, è la via di fuga, come si dice, non è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è far sì che in quel territorio torni la produzione e torni con il marchio Tagina. Grazie. Grazie consigliere. Andiamo adesso a recuperare alcune delle
interrogazioni che avevamo saltato e passiamo all'oggetto 144. È un'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini. Intendimenti della giunta regionale sulle gravi carenze materiali e organizzativi del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Stella di Orvieto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Ma io rammento intanto che da settembre, anzi da prima del 2017, abbiamo attivato in terza commissione una serie di incontri proprio per approfondire tutti i problemi organizzativi dell'ospedale di Orvieto, il Santa Maria della Stella. Tra l'altro abbiamo in animo, così ci eravamo accordati di fare un sopralluogo presso il nosocomio, ma ancora ad oggi non abbiamo calendarizzato quell'impegno. Però è accaduto anche nel frattempo, a gennaio, che c'è stato un accesso, almeno così risulta dai giornali, un accesso al pronto soccorso per un morso subito da una persona, senza poi ricevere tutte le cure del caso. Al di là di questo aspetto, che ha riportato un pochino all'attenzione i problemi organizzativi, un pochino del pronto soccorso, ma poi anche il tema di tutta l'organizzazione di cui si è parlato anche in un consiglio comunale aperto ad Orvieto, ecco, noi vorremmo conoscere lo stato delle cose, anche perché era stato preannunciato una riorganizzazione che sarebbe dovuta giungere a compimento nel mese di febbraio, quindi sostanzialmente chiediamo lumi sulla situazione contingente all'assessore. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. Sì, rispondo alla interrogazione nei termini che è stata prospettata, suddividendo le due questioni. Il primo, quello che attiene specificatamente alle prospettive e alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Orvieto. Non risultano all'azienda sanitaria risorse materiali non richiesti o acquisizioni di beni che non sono state evase. In particolare, nei registri farmaceutici consultati risulta che il pronto soccorso di Orvieto ha sempre avuto disponibilità sia di emoglobine che antitetaniche che di siero specifico per l'eventuale trattamento in urgenza del tetano. Secondo aspetto, per quanto attiene all'organizzazione, la struttura la complessa del pronto soccorso è in fase di svolgimento, la procedura in giro di pochi giorni sarà completata e quindi quel presidio ospedaliero avrà anche il responsabile, la struttura complessa che si occuperà del pronto soccorso. Ancora, alla luce del riordino e delle attività programmate dalla ASL, è stata attuata all'interno del presidio ospedaliero, è stata attivata la stroke unit, è completata la dotazione tecnologica, è già operativa, sono in fase di reclutamento dirigenti medici, neurologi, il fisioterapista e il logopedista per dare unicità e dare organicità a tutto l'intervento. È già operativo da alcuni mesi il teleconsulto, la collaborazione con il presidio del presidio ospedaliero di Foligno. E è in fase di convenzionamento l'attività di teleradiologia con l'azienda ospedaliera di Terni, dopo che è già stata la procedura già ampiamente collaudata. Sono stati attivati 6 letti di lunga degenza in corso di attivazione, ne risultano altri 6. Sono in corso le procedure per il reclutamento di dirigenti medici tesi al potenziamento, al completamento della dotazione presso la cardiologia per l'attivazione dell'UTIC. Questo era il programma e parte realizzato e in parte sarà realizzato nel giro di pochissimo tempo. Per quanto riguarda il caso del morso di cane,
insomma, e della presunta assenza di prodotti, di terapie e di servizi prestati in queste situazioni, siamo in presenza di una classica bufala, anzi siamo in presenza di una fake news, come le chiamiamo in questi ultimi tempi. E mi spiego meglio. Abbiamo letto anche noi l'articolo del giornale, abbiamo fatto la verifica. Inizialmente si parlava di un 27 di gennaio, sabato 27 gennaio, e è stato verificato che il 27 gennaio si è presentata esclusivamente una paziente con questa patologia, esattamente codificata donna con morso di cane. Bene, l'utente è stata regolarmente trattata con medicazione e somministrazione di antibiotico e di immunoglobuline antitetaniche, è stata dimessa con prescrizione di somministrazione di vaccino antitetanico presso il distretto di appartenenza, perché ovviamente è una prestazione che non va fatta in emergenza, ma è una prestazione che va fatta appunto sul territorio attraverso i distretti. La dimostrazione che è stato un tentativo maldestro, una bufala vera e propria, è stata la comunicazione che è arrivata dopo questa risposta da parte della ASL, nella precisazione che il caso indicato non era il 27 di gennaio ma il 20 gennaio, una settimana prima. Benissimo, il 20 gennaio si sono presentate al pronto soccorso tre pazienti con queste situazioni, o meglio quattro pazienti, di cui una residente nella regione del Lazio. Bene, in tutte le questioni è stata fatta la terapia che è prevista, che deve essere effettuata nel pronto soccorso, ad eccezione di una giovane di 34 anni che, essendo stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria prevista dalla legge, non aveva alcuna necessità a tale età di subire un trattamento per lei al momento inutile e non scevro di pericoli. Nella sostanza il medico, con la sua competenza, la sua autorevolezza, la sua professionalità, aveva valutato di non fare alcun trattamento, non perché non ci fosse la disponibilità del prodotto, ma semplicemente perché aveva ritenuto che non fosse utile, proprio perché era già stato vaccinato. Quindi di fatto tutte queste situazioni confermano che sul tema sono girate notizie false, sono girate notizie delle bufale vere e proprie, che non danno dignità all'attività e al lavoro che è stato invece portato avanti dai professionisti del presidio ospedaliero di Orvieto. Grazie assessore, prego consigliere De Vincenzi. Io ringrazio l'assessore soprattutto per quanto riguarda le notizie dello stato di avanzamento di attuazione del programma di adeguamento dei vari quadri, sia di personale che di apparecchiature che riguardano l'ospedale. Mi corre comunque l'obbligo fare alcune precisazioni riguardo alla questione del morso. Centro perché era un aspetto, diciamo, iniziale per introdurre l'argomento, però visto che diventa centrale vorrei dire due parole su questo, perché io ho fatto anche un accesso agli atti dal quale mi è stato riferito che il 20 di gennaio c'è stato solo un caso, e scopro che poi invece il 27 ce n'è stato un altro caso e poi ne sono stati indicati tre o quattro. E già qui non tornano, perché io ho un accesso agli atti con tanto di firma. L'altra questione, poi, il problema a questo punto centrale non è tanto se c'era o non c'era, se ci fossero o non ci fossero le immunoglobuline disponibili, ma io ho i referti che attestano che non è stato fatto né l'irrigazione della ferita il 20 di gennaio, quindi né corretto trattamento, né è stato fatto praticamente le immunoglobuline. Ma questo tipo di attività, scusi Presidente, ma sto cercando infatti di far tacere le persone che non sono interessate
né in aula né nei corridoi, cortesemente, soprattutto chi si pone... Vicepresidente, per favore. La bacchetto, Grazie Presidente, scusate, ma... E praticamente che cosa accade? Che questa paziente, io qui ho referti che adesso darò all'assessore perché possa verificare, perché a me non interessa dire le cose che non vanno per il gusto di dirle, ma perché abbiamo interesse che le cose funzionino per il bene dei nostri cittadini, ma anche per chi effettivamente sul campo lavora e lavora bene. Quindi se ci sono state delle cose che non hanno funzionato, individuiamo i responsabili. Però ecco, questa persona da qui risulterebbe essere poi andata a Montefiascone per avere il trattamento dovuto. Io questo glielo lascio, glielo consegno perché possa verificarlo. Grazie. Bene.